Amiche ed amici di Liberi TV, oggi siamo ad Albero Bello a conoscere un artigiano, un artista che realizza trulli con le pietre originali del posto e soprattutto a mano. Qui abbiamo Vito. Ciao Vito, ci racconti la tua storia? Buongiorno. Allora, praticamente io faccio questo lavoro perché comunque a scuola non ero tanto bravo e diciamo che all'età di 12 anni già lavoravo con mio papà a fare i trulli veri, quelli grandi. Poi ho iniziato un po' a fare un po' questi qua per hobby, magari le giornate che è piovose, che stavo a casa, non sapevo cosa fare. E visto che erano un po' apprezzati un po' da tutti, ho aperto il negozietto e adesso sono quasi 20 anni che sono qui a fare i trulletti in miniatura. È meno faticoso ma più stressante però, per dei trulli grandi, come lavoro. Perché comunque devi stare tutti i giorni qua, sabato, domenica, non ci sono festività, anzi quando è festa c'è più gente, quindi lavoriamo di più noi. Quindi, da questo punto qua. E sono realizzati tutti in pietra locale, che è una pietra calcarea, originale, non sono cinesi questi qua. Elegante, che cos'è? Quella lì è la mappei, la colla che si attacca alla mattonella. Ah, ok. Una volta asciugato, cioè un giorno per asciugare, poi una volta asciugato possono stare anche fuori sotto l'acqua, non succede niente. Quanto ci metti a realizzare un trullo di questi? Questo qui finito, che è quello con la candela che sta lì, questo qui finito ci vuole, finito ci vuole circa un'ora e mezzo. E che tipo di pietra è? Calcarea, tutta la nostra zona è tutta roccia calcarea, la nostra pietra è bianca così quando è sottoterra e poi ne diventa scura con gli anni a stare fuori, si ossida perché viene attaccata da muschi e richini, però la parte interna rimane sempre bianca, quindi anche i trulli veri quando li fanno, oppure un volete a secco nuovo è bianco, poi con gli anni pian piano si diventa scura. Che dire, complimenti! Ci sono anche i fossili dentro, vedi? La nostra pietra è tutta piena di fossili. Grazie per averci fatto conoscere questa bellissima tecnica. Grazie.